In Basilicata, iniziata la raccolta dei pomodori, tornano i braccianti che sono migranti, sfruttati dai caporali, vivono in condizioni igienico-sanitarie semplicemente terribili. Inizia stasera un viaggio del TG3 nel cuore del Vulture, nella terra in cui sorge una baraccopoli che ospita centinaia di lavoratori. Sentiamo la nostra inviata a Palazzo San Gervasio, Flavia Paone. In Basilicata 16 braccianti ti rispondono Sudanghetto. È qui che bisogna venire per capire come vivono i migranti impiegati nella raccolta dei pomodori. A settembre baracche e casolari abbandonati tornano ad animarsi, riempiendosi di storie di fuga dall'Africa più povera. Mi piace il mio paese, ma non posso, io non posso rimanere lì. Il paese di Modù è il Senegal, arrivato 3 anni fa con un barcone e poi diventato manodopera a basso costo per chi guadagna sulla fatica di questi schiavi moderni. Ci accompagna nella baracca che si è costruito con pali di legno e buste di plastica. Qui dorme anche quando piove e le temperature diventano rigide. È meglio dormire a casa normale, come tutti. C'è luce, c'è caldatore, c'è tutti. C'è acqua, qua dove... Anche acqua buona non c'è qua. L'acqua potabile la raccolgono nelle fontane di Palazzo San Gervasio, lontane chilometri, usano le taniche dei diserbanti per i campi. La macelleria è a cielo aperto, i rifiuti sono ovunque, per pregare c'è un telo di plastica steso a terra fra gli animali. Sui fuochi improvvisati sono le donne a cucinare che quando il guadagno non è sufficiente vendono loro stesse per sopravvivere lontano dagli occhi di chi non vuole vedere. Non è mai stato bene, però la situazione è sempre la stessa cosa, che la gente che soffre la vita brutta che facciamo qui. Hassan ripete che tutti gli anni qui è la stessa miseria. La regione Basilicata ha provato a fornire un'alternativa a questo centro gestito dalla Croce Rossa in paese, ma nei video dei migranti emerge la realtà dell'ex tabacchificio, dove il dormitorio è poco più di una tendopoli e per cucinare bisogna mettersi in fila davanti a fornelli che non bastano per tutti. Così in pochi hanno deciso di spostarsi e in molti di continuare a vivere nel fango per un salario di 4 euro l'ora. Questo è più di sfruttamento, perché non lo so perché noi africani... Uno che va a lavorare deve guadagnare come tutti guadagnare. Non è che cioè, io sono africano, io sono la pelle nera che mi deve pagare più poco. Non cambia mai niente perché io non lo so.